una delle più belle stagioni che noi abbiamo fatto, perché c'è una forza produttiva, anche se sono spettacoli con pochi attori, ma non per questo più facili da fare, anzi, proprio perché è un corpo a corpo col testo e con lo spettatore. Attori anche di nome, attori importanti. E poi sono molti spettacoli prodotti, molti spettacoli ospitati come se fossero prodotti, perché sono amici che ritornano qua, come Fabrizio Gifuni, come Alessio Boni. Cito loro due perché potrei fare un lungo elenco, dovrei cominciare con Zingaretti, con Anna Gagliena, con Lo Iodice, con Ivana Monti, con La Scattini, con Gigio Alberti, cioè è un elenco, ma non lo faccio perché non è un elenco, perché ognuno di loro è unico, perché ognuno di loro è stato scelto, se anche ne avessi dovuto scegliere uno, era lui l'uno. E questo credo che si è sentito nella conferenza stampa, e ho tentato, mischiando la presenza degli sponsor che, non essendosi ritirati con i tempi che ci sono, è una cosa importante, soprattutto che abbiano messo il loro nome sotto alle nostre scelte, non che ci hanno fatto fare delle scelte, che hanno pagato. Questo mi sembra una cosa molto importante. E poi i politici, i nuovi politici, i nuovi assessori di queste giunte provinciali e regionali, che io non conoscevo, che è la prima volta che vengono alla conferenza stampa, e in qualche modo era anche importante che capissero che qui c'è una libertà di pensiero, c'è il gusto del dibattito, che accettiamo tutte le idee, a condizione di discuterle, a condizione di poter rispondere, di non ubbidire. Siamo molto disubbidienti. E per questo la forma della conferenza stampa era volutamente da Pierino la peste. Mi ha commosso che ci fosse tanta gente, non sapevo chi è stato invitato, ma è stata una bella conferenza stampa perché, a differenza della presenza di pochi giornalisti, c'erano gli spettatori, che è la cosa più importante. Ecco. Io mi auguro che il rapporto che noi creeremo con gli spettatori sarà un rapporto speciale, sarà un rapporto che la gente si porterà con sé, dentro il proprio cuore, dentro i propri ricordi. No, io vado avanti anche 6 ore a parlare, questo è il problema.